Allora Ketty, bentornate e bentornati a un nuovo video di questo canale. Oggi parliamo della seconda puntata della prima stagione di Blue Eye Samurai, la serie animata creata da Michael Green ed Amber Noizumi e diretta da Jane Wu, disponibile su Netflix. Prima di cominciare vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti e volete supportarmi potete farlo gratuitamente mettendo un bel mi piace a questo video, iscrivendovi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto facendo tanto passaparola con gli amici. Chi volesse supportarmi ulteriormente può anche abbonarsi e sbloccare così le emote dell'orchetto. Zanne, una squadra di assassini assoldata dal trafficante Eiji Shindo per rintracciare e uccidere il misterioso samurai che sembra essere sulle sue tracce, si presenta alla locanda del padre di Ringo alla ricerca di informazioni. Al locandiere basta uno sguardo per capire chi siano, dimostrando come il quartetto sia ben conosciuto in giro e che la loro reputazione li preceda. E dunque io mi chiedo, perché uno dei clienti è tanto idiota da provocarli e farsi spalmare sul muro della locanda? Cioè, questi già sono in quattro, sono armati e hanno delle facce, o meglio delle maschere, da brutti ceffi. E lui era l'unico a non sapere chi fossero? Che c***o! Era l'ultimo. Non credevo che un uomo potesse sanguinare tanto. A few moments later. Ma c'è poco di che avere pietà per lo sfortunato locandiere. Poco dopo veniamo a sapere da Ringo che il padre era alquanto violento e lo picchiava da bambino, specialmente se faceva rumore. Questo ha fatto sì che Ringo crescesse imparando a essere silenzioso e a non farsi notare, al punto che ora è in grado di prendere di sorpresa una come Mizu, la quale cerca ancora di scrollarselo di dosso senza successo. La spadaccina giunge nei pressi di un nuovo posto di blocco, simile a quello visto nell'episodio precedente. Anche qui la ragazza conta di passare corrompendo le guardie, ma a questo giro il passaggio è sorvegliato da un soldato integerrimo che non ha la minima intenzione di farsi comprare, come scopre a sue spese qualcun altro prima di lei. Decisa a evitare uno scontro inutile, Mizu fa per uscire dalla fila, ma il soldato la ferma e pretende di vedere ugualmente il suo lasciapassare. L'intervento provvidenziale di Ringo, il quale mostra il proprio documento spacciando Mizu per una persona al suo servizio, evita probabilmente una carneficina e fornisce al cuoco un nuovo pretesto per imporre la propria compagnia alla protagonista. Non troverai quello che cerchi restando insieme a me. Io sto cercando vendetta. Ah, io adoro la vendetta. Seppur riluttante, Mizu è costretta a riconoscere quanto Ringo le sia appena stato utile e accetta tacitamente di farsi accompagnare. I due si dirigono così verso un vicino villaggio di pescatori alla ricerca di una barca per raggiungere l'isola di Eiji Shindo. Oh, una barca della vendetta! Nel frattempo a Kyoto, un Taigen bruciante di rabbia per la sconfitta viene consolato da Akemi. La principessa tenta di minimizzare la gravità dell'accaduto, provando a convincere l'amato che il suo avversario non avrebbe combattuto con onore e dunque la sua vittoria, o la sconfitta di Taigen, non conterebbe. Ma il samurai non ha intenzione di lasciar perdere e così Akemi tenta la carta della seduzione. Nella scena che segue è evidente il parallelo tra le parole di lei e l'azione in corso. In apparenza Akemi sta descrivendo un ipotetico duello di rivincita tra Taigen e Mizu, ma a ogni frase c'è un riferimento sempre evidente al loro amplesso. La principessa sta infatti facendo appello all'ego di Taigen, adulandolo nella speranza di convincerlo di non avere più nulla da dimostrare, cosicché egli lasci perdere i propri propositi di vendetta. Questo però le si ritorce contro, allorché Taigen si dimostra, se possibile, ancor più risoluto di prima nel voler rintracciare e sconfiggere il misterioso spadaccino che ha umiliato il suo dojo. E quando lui se ne va, lei preoccupata gli domanda: «E se lui ti uccidesse?», rivelando così i veri pensieri della ragazza e quanto le sue parole di prima fossero solo il frutto dell'adulazione. Il villaggio di pescatori al quale sono giunti Mizu e Ringo, all'apparenza deserto, si rivela invece essere il luogo di un importante festival per il nuovo anno.
L'intera popolazione è distratta dai festeggiamenti e i pescatori si rifiutano di noleggiare le loro barche per la traversata, obbligando la giovane spadaccina ad attendere. Mizu decide di starsene un po' da sola a meditare, permettendo a Ringo di aggirarsi per le bancarelle e divertirsi. Non prima però di avergli legato un campanellino al piede per evitare di essere nuovamente presa di sorpresa. Durante il festival, le certezze di Ringo, in particolare la convinzione di essere il miglior cuoco di soba al mondo, vengono messe alla prova e il ragazzo per un istante accarezzerà l'idea di lasciar perdere Mizu e ricominciare una nuova vita da apprendista cuoco proprio lì. Nel frattempo Taigen si mette sulle tracce del rivale, proprio come le quattro zanne, precedendoli di poco. E vediamo qui la differenza tra il primo e la squadra di assassini. Laddove Taigen passa pacificamente il posto di blocco mostrando il proprio lasciapassare, le quattro zanne lo attraversano senza fermarsi, falciando senza pietà soldati e civili nella stessa maniera. Al sicuro sulla sua isola, il loro mandante attende impaziente di ricevere il segnale concordato per la missione compiuta e un ospite d'eccezione lo rimprovera di starsi preoccupando per qualcosa che ha scelto di far fare ad altri anziché occuparsene di persona. In un'epoca in cui per decreto dello Shogun a nessun europeo è permesso mettere piede in Giappone, la presenza dell'irlandese Abijah Fowler nel castello è un segreto di cui lo shogunato è al corrente, ma che a quanto pare viene tollerato per misteriose ragioni. L'allenamento solitario di Mizu nel frattempo non va come sperato. La ragazza non riesce a tagliare di netto l'albero come avrebbe voluto, qualcosa la distrae. Si risolve così ad andare a fare un bagno nell'acqua gelida e io qui mi sono chiesto onestamente come facciano tutti a non prendersi una broncopolmonite in questa serie. Voglio dire, c'è la neve a terra, nessuno mi sembra vestito in modo particolarmente adatto alla stagione, posso immaginare che magari quegli abiti siano, non lo so, imbottiti di lana o fatti in modo tale da isolare per bene il corpo, non lo so. Ma quando più tardi l'intero villaggio si denuda e si butta a mare, restandoci anche pucciato dentro per un bel po', la mia sospensione dell'incredulità viene messa a dura prova. Durante il bagno, Mizu ripensa a un episodio della sua infanzia, quando un uomo venne a cercare il fabbro del villaggio per farsi fare una spada. Diceva di essere un modesto rilegatore, ma che cercava vendetta per l'uccisione del padre ad opera di un ronin ubriaco. Il fabbro, sebbene diffidente, decise comunque di accettarne la richiesta e incaricò Mizu stessa di forgiare la lama. I sospetti del fabbro vennero in parte confermati quando Mizu scoprì Chaki, questo il suo nome, intento ad allenarsi da solo. Notato il suo interesse, l'uomo si offrì di darle qualche lezione, dimostrando di conoscere molto più di quanto volesse far credere circa l'arte della spada. Mizu qui viene mostrata mentre cerca di venire a patti col fatto di possedere un corpo femminile e di quanto ciò sia da lei percepito come un ostacolo per i suoi propositi, al punto da arrivare a fasciarsi il seno per nasconderlo e forse sentirsi meno impacciata nei movimenti. La spada forgiata da Mizu era buona ma non perfetta e la punta si spezzò al primo controllo. Di fronte alla reazione stizzita del cliente che minacciava di colpire Mizu, il vecchio fabbro se ne assunse la colpa, ribattendo come il cliente stesso avesse loro mentito. Chaki allora abbandonò la sua maschera e rivelò di essere effettivamente un assassino di professione. L'uomo infine cambiò idea sulla spada, rallegrandosi di poter un giorno diventare famoso come l'assassino dalla lama spezzata del maestro Iji e se ne andò senza fare del male al fabbro o al suo apprendista. Ispirata forse dalla contemplazione di tale ricordo, Mizu esce dall'acqua e dopo aver meditato, riesce finalmente a eseguire il colpo su cui si stava allenando, tagliando di netto il tronco di un grosso albero. A sua insaputa, Taigen l'ha già rintracciata e la sta osservando di nascosto. Tenta di imitarne le mosse appena viste, forse per dimostrare a se stesso di essere pronto allo scontro, ma non riesce a replicarne il successo. Mizu per lui è ancora l'onrio, il mostro non umano che l'ha battuto ed è in grado di fare cose che lui non può. Intanto a Kyoto, la rabbia di Akemi per essere stata piantata in asso dal fidanzato lascia ben presto il posto all'angoscia, allorché viene informata da suo padre di essere stata data in sposa a qualcun altro in seguito alla sconfitta di Taigen in duello. Il nuovo fidanzato è in realtà un ottimo partito, il figlio minore dello Shogun in persona, il quale però ha la pessima fama di essere un marito crudele e violento. Incapace di convincere il padre a cambiare idea, la ragazza tenta la fuga per raggiungere Taigen, ma viene scoperta dal suo tutore Seki.
questi si offrirà di accompagnarla per vegliare su di lei lungo la strada e anche un po' nella speranza di convincerla a cambiare idea. Vediamo qui che la principessa nutre grande ammirazione per l'anziano tutore e iniziamo a intuire l'importanza del loro rapporto. Quelli sono uomini che trattano le donne come animali. Dicono che sia un tiranno. Quale uomo non lo è? Voi. Mentre il festival Ringo compete con gli altri abitanti del villaggio nella gara per ottenere i bastoncini sacri, che si dice esaudiscano un desiderio di chi li afferra per primo, Mizu ha un altro flashback in cui la vediamo uccidere una donna occidentale dagli occhi blu. Potrebbe trattarsi di uno dei quattro famosi occidentali presenti in Giappone all'epoca del concepimento della nostra protagonista e difatti scopriamo che Mizu sta in qualche modo tenendo il conto delle sue vittime con un tatuaggio sul braccio. Proprio quando sta per dirigersi verso il festival e concedere a se stessa un po' di riposo, la spadaccina scopre di avere alle calcagna le quattro zanne, allorché il famigerato gruppo di assassini la raggiunge. Lo scontro ha così inizio e persino i sicari si mostrano schifati alla vista degli occhi azzurri dell'avversaria. Sola, col pericolo di essere circondata, Mizu decide di negare al nemico il vantaggio numerico, spostando la battaglia sulla ripida parete della scogliera, obbligando le quattro zanne ad attaccarla uno alla volta e facendo attenzione al terreno. La tattica dà i suoi frutti e i primi due assassini vengono eliminati con relativa facilità. Il capo del gruppo riesce a infliggerle una ferita lanciando la propria spada, ma anche così Mizu riesce ad abbattere un terzo aggressore, sfruttando proprio la mossa su cui aveva lavorato nelle ore prima. Anche lei è umana, però, e complice la ferita fresca, fa un passo falso, rotolando giù dalla scogliera fin sulla spiaggia sottostante. L'ultimo sicario rimasto, il capo delle quattro zanne, la raggiunge e si rivela essere proprio Chaki, l'assassino che brandisce la spada spezzata fabbricata anni prima da Mizu stessa. Distratta dalla vista di Taigen intento a sgattaiolare ai margini del campo di battaglia, Mizu subisce un'altra importante ferita da parte del suo avversario, ma riesce infine ad averne ragione quando a sua volta lancia la propria spada, trafiggendo Chaki da parte a parte. La spadaccina vorrebbe affrontare subito anche Taigen, ma le ferite subite hanno infine la meglio e la ragazza sviene, con sommo rammarico del rivale. Nel suo castello sull'isola, Eiji Shindo osserva preoccupato il segnale concordato con le quattro zanne. È ancora spento e capisce che ormai non si accenderà più. E questo è tutto per oggi. Se vi piacciono i miei contenuti vi ricordo che potete supportarmi gratuitamente mettendo un bel mi piace a questo video, iscrivendovi al canale e soprattutto facendo tanto passaparola con gli amici, l'ho detta da schifo. E soprattutto facendo tanto passaparola con gli amici. Chi volesse supportarmi ulteriormente può anche abbonarsi e sbloccare così le emote dell'orchetto, come hanno fatto Mitchell Princess, Gigi Live e Monaco Punch. Da Orprof è tutto, un abbraccio. Ciao.